Di qualificarsi per questi giochi olimpici anche la veterana, la bolzanina Bellutti, ma ai mondiali non è andata oltre i 35 secondi 815 che non le sono bastati per qualificarsi. Nel caso ci stesse ascoltando Elisa Frisoni, un invito a continuare in questa specialità perché avrebbe tutte le carte in regola per regalare una medaglia al nostro paese già a partire dalle prossime Olimpiadi di Pechino. È molto giovane Elisa, è una veronese di Isola della Scala, avrà tutto il tempo per fare la parrucchiera più avanti. Aveva deciso di smettere per continuare l'attività di famiglia, fare la parrucchiera. Intanto parte Yvonne Higuenard e se tra poco la regia ce lo farà vedere il dettaglio degli scarpini ancora legati con i laccetti come una volta, è l'unica specialità questa. Sì, sono le uniche specialità quelle veloci in cui gli atleti usino i fermapiedi cinghietti, addirittura il doppio cinghietto per quanto riguarda gli atleti, i professionisti, ma i maschi, perché? Perché il doppio cinghietto permette al piede di stare ben fermo sul pedale. Seconda l'olandese, 34.532, una media di 52 chilometri orari e pensate che partono da ferme, quindi già al secondo giro raggiungono i 56-57 all'ora. Sì, impiegano circa 19-20 secondi per terminare il primo giro, decisamente più veloce il secondo, intorno ai 14-15 secondi. Per adesso dunque la medaglia d'oro della Tlinskaya, la bielorussa, ma stanno per partire Krupekaite della Lituania, la Yang, la cinese, recordman mondiale, e Anna Meres, l'australiana, campione del mondo, si è laureata campionessa del mondo proprio nel mese di maggio a Melbourne, in casa. Dunque le tre favorite della vigilia stanno per prendere il via. Sarà per prima la Krupekaite, Simona Krupekaite della Lituania, molto giovane questa ragazza, 21 anni. Sì, nata il 13 dicembre 1982, come giovane anche l'australiana Anna Meres, addirittura nata il 21 settembre 1983, un po' più anziana invece la cinese.